Professor Fallacara, lei è un po' storicamente, dovrebbe in teoria essere un po' l'erede del Curri, cioè colui che ha concepito e realizzato la Basilica che però nel tempo è rimasta incompiuta. 1882 la data dell'apertura del cantiere e poi i giorni d'Ostia. Allora come nasce questo progetto di completamento suo ma che anche del Politecnico dove si è sviluppato? Innanzitutto ti ringrazio, sentirmi l'erede del Curri per me è una gioia incredibile, quindi io spero di poter essere all'altezza della situazione e rapportarmi con un architetto che ha fatto la storia di Alberobello e anche la storia al di là di Alberobello, ricordiamo le sue opere, la Galleria Umberto I di Napoli. Detto ciò, noi raccogliamo il testimone di questa grande eredità. L'architetto Curri ha disegnato per la Basilica dei Santi Medici tutto il prospetto esterno con questa veste nuova, moderna rispetto alla solita costruzione a trullo e ha disegnato una cupola in tutti i suoi dettagli. Per varie vicende storiche non è stato possibile completare l'opera, quindi oggi noi, grazie al suo progetto dettagliato, possiamo pensare di completarla. Allora, c'è il progetto del Curri, è visibile, c'è questa interruzione storica, questo progetto viene concepito all'interno della Facoltà di Architettura del Politecnico, questo è il modello che voi avete realizzato in scala 1 a 15, ce lo spiega innanzitutto come è composto e quali materiali avete pensato di utilizzare? Sì, allora il progetto nasce ovviamente in collaborazione con il Comune di Alberobello, con la Curia, con la Sovrintendenza a breve conoscerà l'esito di questo risultato di ricerca, ma nasce all'interno del Dipartimento d'ICAR e nella fattispecie del corso CESAR, un corso di perfezionamento per gli scalpellini francesi dell'antica scuola del Compagnonnage du Tour de France che vengono in Italia e si specializzano. Quindi loro, grazie alla loro capacità manuale, hanno realizzato questo modello in scala 1 a 15. Che questo è composto... modello che è, diciamo, nei dettagli molto preciso, autentico. Assolutamente, la riproposizione autentica in scala 1 a 15 di quello che sarà l'opera reale. È composto sostanzialmente di tre materiali differenti. Tutti i materiali sono pensati nel rispetto della tradizione, sono materiali naturali, con innovazione tecnologica. La struttura portante sarà in legno per due motivi, per non gravare per il peso dell'intera struttura sulla struttura esistente, quindi una struttura forte, tenace, ma leggera al tempo stesso, capace di reagire anche alle sollecitazioni sismiche. Legno, che tipo di legno? In questo caso noi abbiamo riproposto, studiando gli antichi trattati dell'arte del costruire, nella fattispecie l'arte del costruire di Rondelet, abbiamo pensato a un legno massiccio di rovere, quindi un'essenza che è stata usata per le costruzioni delle cupole lignee in tutta Europa. La face esterna, il prospetto, è realizzato con quindi una... questa parte bianca che esatto, noi vediamo nel questa modello. Questa parte bianca è in pietra, è la stessa identica pietra utilizzata per costruire la facciata esterna della Basilica. La differenza è che questa è una pietra cavata poco tempo fa, che nell'ossidazione si trasformerà e diventerà gialla, assumerà quel colore tipico della facciata della Basilica. L'innovazione sta nel concetto di recuperare materiali e tradizioni, tradizioni tipiche del luogo, ma con un'innovazione tecnologica, ossia la sottigliezza della facciata. Preserviamo in tutto l'aspetto voluto dal Curri, ma riducendo gli spessori, accoppiando pietra locale e geopolimeri. Un'innovazione che stiamo sviluppando all'interno del Politecnico di Bari. Geopolimeri, spieghiamo che cosa sono. Il geopolimero non è altro che un polimero naturale con una formulazione chimica a base alcalina con alluminio silicati, diventa una malta molto resistente in sostituzione del cemento Portland che viene utilizzata per far traspirare la struttura,
inattaccabile agli acidi, inattaccabile al fuoco, ha una tenacia e una resistenza a flessione molto superiore rispetto al cemento Portland per costruire pannellature prefabbricate, quindi è un'innovazione che recupera la tradizione. Mentre la parte superiore della cupola che noi vediamo, questo verde, che cos'è? La parte superiore della cupola è una cupola tradizionale in rame che ovviamente ossidandosi prende il colore verde, il verde rame, e rappresenta la tecnica tradizionale delle coperture delle strutture voltate, cupolate, lignee soprattutto, e il colore a contatto col cielo si trasforma in un azzurro che si sostanzialmente riferisce perfettamente al colore dell'acquerello del Curry, in cui la cupola quasi si perde nel colore cromatico del cielo. Ecco, pensiamo adesso alla possibilità di trasformare questo modello in scala 1 a 15 nella scala reale. Quali sono i tempi di possibile realizzazione? Allora, noi abbiamo pensato anche a questo. I tempi di realizzazione ovviamente devono essere brevi, il tempo di cantierizzazione devono essere ancora più brevi, il tutto può essere paragonabile a una prefabbricazione leggera da fare in altro luogo, quindi all'incirca un anno per preparare il tutto, tutti i componenti che verranno montati con una piattaforma aerea in poche settimane. Tutto viene prefabbricato e montato in loco in massima sicurezza senza occupare la piazza più di quello che un cantiere tradizionale. Diciamo che fare. Al massimo in un anno e mezzo potrebbe essere realizzata? Noi pensiamo assolutamente di sì. Che costi si prevedono per realizzazione di strutture di questo tipo? La previsione dei costi al momento non è puntuale, ma noi pensiamo di non superare assolutamente i 2 milioni di euro, una cifra compatibile con un risultato assolutamente eccezionale, ridare alla città il suo cielo mancante. Il Politecnico di Bari dialoga con l'amministrazione comunale, cerchiamo adesso di poter comprendere anche dalle parole del sindaco di Alberobello anche le sue opinioni circa questo manufatto, un lavoro e comunque degli accordi da voi intrapresi nel 2018 di recente. Sì, allora la collaborazione nasce tra vari autori e varie figure. Il sindaco è stato protagonista di questa volontà, il parroco possiamo chiamare sì. Il sindaco è stato, ripeto, protagonista della volontà di poter portare avanti questo sogno, questo progetto voluto dal Curry, e quindi tutte le nostre operazioni sono state condivise col sindaco, con l'amministrazione comunale e con la Curia. Allora, sindaco, il professor Falagara ci ha spiegato un po' l'idea del Curry e l'idea che il Politecnico e tutti gli altri che hanno collaborato hanno portato dal progetto addirittura a questo modello 1 a 15, una prefase di quello che ci si augura, cioè il modello in scala 1 a 1. La vedo piuttosto entusiasta di questa iniziativa, perché? Ma perché è sicuramente importante per Alberobello e per la comunità di Alberobello e non solo. Siamo qui oggi a dare inizio, a tentare di salire questo primo gradino di questa scalinata nel giorno in cui si festeggiano i nostri santi medici, cioè uno di quei giorni in cui la nostra basilica diventa punto di arrivo di un pellegrinaggio di fede che interessa tutto il territorio. A noi piacerebbe quindi come comunità avere definitivamente la nostra basilica così come l'architetto Curry l'aveva pensata e l'aveva voluta. La basilica si è evoluta nel corso del tempo, ha segnato i tanti passaggi sociali della nostra comunità che hanno portato all'ingrandimento progressivo e quindi ad arrivare all'attuale sistemazione che manca solo di questa cupola. Alberobello è città mondiale legata ai Trulli, ma anche questo manufatto, anche la basilica rappresenta un pezzo della propria storia della comunità di Alberobello. Il sì da parte della comunità scientifica, abbiamo visto, quindi il Politecnico, il sì da parte della vostra amministrazione. E adesso quali sono i passaggi, tenuto conto che per la realizzazione, secondo il professor Falagara, in circa 2 anni si potrebbe fare tutto. Allora, quali sono gli immediati e prossimi passaggi da fare? Ma insieme al Politecnico, che ringraziamo per aver supportato da subito la volontà dell'architetto Poti, del professor Martellotta, che insieme all'amministrazione hanno
ripreso questo antico sogno degli alberobellesi, è quello appunto di trovare dei fondi. E è stato molto bello perché si sono vinti progressivamente tanti scetticismi nel corso di questa esperienza. C'era uno scetticismo tecnico e poi gli stessi tecnici che avevano mostrato qualche perplessità in realtà hanno dato il loro contributo per arrivare alla realizzazione del progetto. La stessa, diciamo, abbiamo incontrato il favore anche della diocesi, che pure giustamente di fronte a un progetto che può sembrare enorme aveva giuste perplessità, ma poi quando il Politecnico ha spiegato in che cosa potrebbe consistere, quale sarebbe il risultato finale, sta dando il suo contributo fattivo. Quindi adesso si tratta di lavorare in sinergia, anche la Regione ci sta dando segnali di compartecipazione. Sarebbe importante individuare una linea di finanziamento che sappiamo la Regione e l'Europa mettono a disposizione per poter presentare il nostro progetto, che potrebbe avere anche il favore della modernità della tecnica. Allora, Sindaco, per concludere, questo lo possiamo un po' rappresentare come se fosse il lievito madre di una massa ancora più grande che poi sarà eventualmente la scala 1 a 1? Sì, assolutamente sì, oggi siamo qui proprio per questo, stiamo creando il lievito madre, per dirla come sta dicendo lei, e sappiamo che il lievito madre ha bisogno solamente di cure quotidiane e poi ogni giorno dà il pane buono, e dal pane buono tutta la famiglia riesce a riunirsi, ad avere forza e ad andare avanti, anche per accarezzare quei sogni che sembrano impossibili. Mi fa piacere che un po' ha visto questa metafora, come dire, aderente a quello che stavamo dicendo. E allora, in conclusione, il suo messaggio ai cittadini e ai fedeli. Come sempre noi alberobellesi siamo orgogliosi, siamo determinati, le cose difficili ci piacciono ancora di più di quelle facili, questa è difficilissima, quindi daremo il meglio di noi stessi tutti quanti insieme e sono sicuro che arriveremo a un risultato concreto.